Margini di discesa interessanti per qualche titolo, per esempio Intesa San Paolo me la tendo ancora verso l'area 1,95-2,15, area di supporto interessantissimo dove entrerei di nuovo long sul titolo. E lo stesso discorso vale per esempio su UniCredit, mi attendo una discesa verso l'area 12,50-12 euro dove potrebbe essere molto molto interessante rientrare long sul titolo stesso. Questo perché se all'inizio i mercati dovessero scendere come mi attendo, questi target sono alla portata. Adesso, esempio, già domani stesso o entro 2 giorni, 2 o 3 giorni lavorativi borsistici dovremmo trovarci di nuovo all'Intesa San Paolo in area 2,39, 2,41 e mezzo, dove ha un supporto fondamentale di breve e dove tra l'altro chiuderebbe un gap area 2,45 che ha lasciato aperto nell'ultimo rimbalzo tecnico fatto prima delle scadenze tecniche. Quindi potrebbe arrivare fino all'Intesa San Paolo. Interessante anche UniCredit, che certamente ha perso già 4 euro dai massimi fatti nei primi mesi dell'anno. Il titolo è sempre stato in sofferenza, quindi tutto sommato parliamo di prezzi che sono vicini ai minimi storici e non vicini ai massimi storici, però certamente sapete benissimo come la penso, nel senso che se io dovessi preferire un titolo bancario in Italia andrei senza ombra di dubbio su Intesa San Paolo nel caso di discese importanti e non su titoli come UniCredit, che sono costantemente sotto forma di speculazione ancora più forte rispetto a quella che hanno altri titoli più importanti, e quindi di conseguenza mi fermerei lì.